Ciao, sono Marco, buona serata e bentornati sul mio canale. Come avete letto dal titolo, oggi voglio parlarvi del mio nuovo metro laser che posseggo ormai da un mesetto, quindi già da un po' di tempo che lo sto testando. Il metro laser è questo, come vedete è veramente veramente piccolo. Sono rimasto subito impressionato non soltanto dalla dimensione ma anche dal peso, visto che il corpo macchina è in metallo ma il metro laser pesa soltanto 28 grammi. Come vi dicevo, lo sto utilizzando già da un po' di tempo, l'ho utilizzato anche in ambito professionale, lo sto utilizzando per prendere delle misure in un capannone di, come si chiama, serramenti che variano dai 3 metri agli 8 metri. Ho già preso delle misure anche di vetrine di negozi e, se devo essere sincero, è molto molto preciso, ha un margine di errore di 1-2 mm. 1-2 mm sono gli scarti che hanno qualsiasi metro laser. Potete comprare un metro laser dalla Cina oppure un metro laser di una marca blasonata, ma lo scarto è sempre di 1-2 mm. Nel mio lavoro il metro laser è fondamentale perché si usa tantissimo, in più ci fa prendere le misure in maniera perfetta e anche ci fa risparmiare moltissimo tempo. Comunque trovo che sia un oggetto comodo ma nel tempo stesso scomodissimo. Questo perché? Perché potete comprare un metro laser, anche il più piccolo che trovate, ma alla fine è sempre scomodo da tenere in tasca. Difatti io, per una questione di comodità, pensate che ne posseggo tre, ne tengo uno sul camion, uno in macchina e uno in officina. Questo perché? Perché ho sempre bisogno di averlo, come si dice, a portata di mano, quindi se sono in giro col camion ce l'ho bisogno e anche se sono in macchina. Questo piccolo metro laser mi ha fatto cambiare la concezione che ho del metro laser, visto che lo tengo sempre con me, lo tengo nella taschina del giubbetto e pensate che addirittura alle volte mi dimentico anche di averlo in tasca. Niente, prima di recensirlo, comunque voglio parlarvi degli altri miei tre metri laser. Beh, magari qualcuno, come si dice, è interessato, ne vuole comprare uno. I metri laser non sono tutti uguali, cambiano dal prezzo ma anche dalle, come si chiama, dalle caratteristiche, dalle impostazioni che hanno. Iniziamo col parlare di questo, che è quello, diciamo, un po' più particolare. Questo è tanta roba se vi piacciono le cose tecnologiche. Come vedete, ha il simbolo del Bluetooth. Tramite Bluetooth si può collegare questo metro laser al telefonino oppure a un tablet tramite un'applicazione dedicata della Bosch. E niente, come funziona? Vi faccio un esempio: vado a casa del cliente, faccio una foto dalla finestra, prendo le misure e le misure si vengono inserite nella fotografia. Quindi nella fotografia che abbiamo fatto troveremo una riga per la base, una riga per l'altezza e, come si chiama, scritte sopra le misure che abbiamo preso. In più possiamo creare anche un file di testo e in quel file di testo scrivere le varie informazioni, quindi nome del cliente, come si dice, dove abita, la finestra se è bianca, verde o rossa, l'apertura, tutte le informazioni che ci servono per la misura che abbiamo preso. Poi parliamo di questo, che è un cinesone. L'ho comprato più di 2 anni fa, funziona benissimo, è quello che utilizzo più spesso perché è quello che tenevo in macchina fino a prima che compravo quello della Xiaomi. Questo ha tutte le impostazioni che si possono avere su un metro laser. Questo l'ho pagato tanto perché tira fino a 100 metri. Comunque ne ho comprato un altro che portava fino a 40 metri, che ho dato a mio fratello, anche lui lo sto utilizzando quasi tutti i giorni. Funziona benissimo, non si è ancora lamentato, quindi come si dice, se lo trovate in promozione costa pochissimo. Quell'altro mi pare che l'ho trovato sui 13 o 14 euro. Questo invece l'ho pagato 29 euro, questo che tira fino a 100 metri. Li ho comprati su Banggood. Poi infine ho comprato questo prima delle vacanze, quindi mi pare che era maggio o giugno alla Lidl e della Parkside. Anche questo funziona benissimo, mi piace perché dei tre è quello più piccolo e poi è molto stretto, quindi riesco a utilizzarlo anche con solo una mano. Non ha tutte le impostazioni, mi pare che porta fino a 30 metri, comunque funziona benissimo. Come vedete, il corpo è completamente in metallo, come vi dicevo. Qui troviamo il modello del, come si chiama, del metro. Esiste questo modello che è quello nuovo, che si chiama LS1S. In più c'è anche il modello vecchio che si chiama soltanto LS1. I modelli vecchi sono stati tutti aggiornati come se fossero un modello nuovo, quindi se trovate il modello vecchio vi consiglio di comprare quello, costa qualche euro in meno. Qui troviamo la porta USB per caricarlo, perché chiaramente non ci starebbero come si chiama, le stilo come negli altri metri, quindi ha una batteria integrata. Questo l'ho trovato anche una cosa molto comoda, perché se siete persone che non utilizzano il metro molto spesso, magari quando ce l'avete bisogno è scarico, quindi con questo, con un cavo di un telefonino, si può mettere a ricaricare. Allora, si accende chiaramente avendo un tap. Con questo tap si, come si dice, si accende, si rischiaccia, si fa partire il laser, schiacciando un'altra volta si prende la misura. Spegnendolo, bisogna tenerlo premuto per 5 secondi, si spegne. Se vogliamo entrare nelle impostazioni, bisogna tenerlo premuto per altri 5 secondi. Come vedete qua, si forma la scritta boot. Qui
qui calla, questa è la prima impostazione. Questa impostazione cosa serve? Serve per calibrare la misurazione. Se è sfasato, se il metro è un po' sfasato, possiamo regolare noi e dare un margine fino a più 7 mm o anche, come vedete, meno 7. Il mio metro invece funziona benissimo, quindi ritorniamo a 0. Per passare a un'altra impostazione basta tenere premuto. Come vedete, questa e siamo sempre nel boot, qui c'è un'altra impostazione, c'è una M piccolissima, quindi vuol dire che funziona con le nostre misurazioni che sono i metri. Se diamo un tap veloce andiamo nelle impostazioni per le misurazioni imperiali, che sarebbero quelle, diciamo, quelle inglesi. Tenendo premuto un'altra volta andiamo ad agire sul, come si chiama, sul display. Off vuol dire che il display è spento, il display si può anche accendere, diciamo, come quello dei telefonini. Io ora lo metto su off, perché se lo metto sul, come si chiama, sulla modalità con la retroilluminazione non si leggerebbero più le scritte. Per uscire basta tenere premuto per altri 5 secondi, come vedete, altri 5 secondi e lo spegniamo. Il metro ha pochissime impostazioni, non è come gli altri metri, chiaramente si può soltanto prendere la misura con questo piccolo metro laser, però si possono prendere le misure in due, come si chiama, in due modalità. Si può prendere la misura da sotto oppure prendere la misura da sopra. Se riuscite a vedere adesso, il disegno parte da sotto, quindi adesso si potrà prendere la misura da qua. Se teniamo premuto per 3 secondi fino a quando non vediamo che il disegno scompare e appare dall'alto, come vedete, il disegno appare dall'alto, quindi vuol dire che ora prenderà la misura da qua in alto. In più, qui troviamo anche, come si dice, se si vede, le tre tacchette che stanno a indicare che il metro laser è caricato in maniera completa. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta. Se avete uno o più domande da farmi sui miei metri, lasciatemela qui sotto nei commenti, sarò lieto di rispondervi. Lasciate un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo la prossima settimana. Buona serata.